La sceneggiatura nasce da un romanzo che si chiama Cardio Fitness, scritto da Alessandra Montrucchio, che è stato sviluppato da Rai Cinema. Mi hanno chiesto di fare questo film, era molto bello, la storia è molto bella. Allora, insieme a Lucia Moisio e a Barbara Frandino, ho iniziato a lavorarci. Spero che non siano film tutti uguali quelli che scrivo io, anzi, spero che la gente non noti particolarmente la mano, quello mi dispiacerebbe. È bello che ogni storia venga raccontata esattamente con lo stile, il linguaggio, il ritmo, il respiro che necessita. Se poni l'attenzione sulla storia, non ti poni tanto, almeno in fase di scrittura, di preparazione, l'interrogativo di qual è il target o qual è il pubblico d'elezione di questo film, ma semplicemente si cerca come siamo capaci o nei limiti di quello che siamo capaci di raccontare bene una storia. A quel punto lì poi, se facciamo bene il nostro mestiere, magari non è una storia poi di nicchia, ma magari viene apprezzata anche da un pubblico eterogeneo. Il baseball è un po' lo sport che io seguo abitualmente la domenica. Mi è piaciuto infilarlo in una storia perché, uno, non si è mai visto nel cinema italiano, e due, è uno sport molto molto di testa, molto molto psicologico, ed è molto vicino quindi a quello che serviva a noi per il personaggio protagonista. La mia visita sul set è estremamente limitata, nel senso che ci sono stato ieri e oggi. Avendo un rapporto di stima elevata nei confronti di Fabio, nei momenti in cui io sono qui, io sono uno sceneggiatore che va a godersi un po' l'atmosfera del set, non sono un regista in visita.